E la Juve dei pareggi, e la Juve era meglio Sarri, ragazzi, una Juve arrogante, un progetto under 23, giochiamo con l'under 23 e ti vinciamo, questi non ti arrivano neanche al quarto posto. Questa Juve, scrivetevelo, non arriva neanche al quarto posto. Questa Juve non arriva neanche al quarto posto, ragazzi, anche l'anno scorso la Juve era andata maluccio. Dopo riuscì a vincere lo scudetto per Ronaldo, eccetera, eccetera. E quanto manca Ronaldo? Quanto manca Ronaldo? Certo. Tutti lo sappiamo che se arriva Ronaldo potrebbe, ma il campionato è lì che è andato. Perché il progetto è sbagliato. Il progetto della Juve è sbagliato, lo dico dall'inizio. Sono stato attaccato dagli juventini. Ah, ma dai, ma che dici? Ma che dici? Ma cosa? Cioè, l'allenatore non lo inventi, è un esperimento sbagliato, è una Juve sbagliata. A me fa piacere, a me da interista, vedere la Juve così fa piacere. La Juve che pareggia a Crotone, la Juve che pareggia a Verona fa piacere anche perché adesso c'è la VAR, quindi i regalini sono più difficili. Adesso sono tutte cose più difficili. Bella, mi fa piacere vedere la Juventus in queste condizioni. Oltretutto, avete una difesa, dico avete perché mi rivolgo agli juventini a questo punto, hanno, anzi è meglio per me dire hanno una difesa che perde il prezzo più pregiato che è Chiellini, De Ligt non si sa che fine ha fatto, dov'è non si sa, adesso gli fa male pure Bonucci, Demiral che tanto, guardate che Demiral giocava nello Sporting Lisbona B, non quello A, nello Sporting Lisbona B, dopo è andato al Sassuolo e dal Sassuolo è diventato Demiral, quindi sulla difesa della Juve vediamo tanto, a Roma doveva perdere, la Juve appena le squadre incominciano a capire che la Juve sentono odore di Juve che sta calando, la Juve verrà battuta campione, campo su campo, vedrete quante sconfitte della Juve quest'anno, scrivetevelo, vedete quante sconfitte della Juventus quest'anno, ne sono convinto di quello che sto dicendo, la Juventus è finito, il ciclo della Juve è finito, è iniziato il ciclo dell'Inter, del Milan, del Napoli, quello che sarà. Quest'anno, ma non sarà Juventus, non sarà Juventus, non sarà Juventus, questo ve lo posso garantire. Detto questo, mi dispiace per Pirlo, ma per Pirlo mi dispiace anche relativamente perché la mossa arrogante è stata proprio questa, quella di pensare, prendo Pirlo senza esperienza, lo metto là al posto di Sarri perché il mio problema è Sarri. No, il tuo problema non era Sarri. Il tuo problema non era Sarri, il tuo problema è che quando è andato via Marotta la Juve ha cominciato a traballare, che è stata tenuta, è una Juve nuda, ma che è stata coperta da Ronaldo, perché Ronaldo questi ultimi 2 anni vi ha fatto vincere lo scudetto, vi ha risolto partite su partite, oltretutto anche quest'anno, ma mettere Dybala in discussione, che è stato il migliore in campo Dybala, messo in discussione, messo quasi alla porta, è una Juve strana che io da interista a me fa piacere vedere questa Juve strana, perché alla fine questo è, cioè la Juve più ti perde più io ci gioisco, cioè, ci mancherebbe, lo stesso fanno i juventini con l'Inter, giustamente è il gioco delle parti, è il gioco delle parti, però vedo una Juve che è veramente verso la fine, è verso la fine di questi anni in cui ha dominato, ha vinto, eccetera, eccetera, ma la Juve è stata a un certo punto, ha avuto la pancia, gli juventini hanno avuto la pancia tanta piena che hanno mandato via a malo modo anche un grande allenatore come Allegri. Un allenatore che aveva capito tutto come Allegri è stato mandato via, eppure Allegri li aveva mandati due volte in finale di Champions, adesso sono lontanissimi dalla Champions e la loro fortuna è di avere il Barcellona nel girone, che è ancora peggio messo di loro, però la Juve davvero stranamente si è autodistrutta negli ultimi 2 anni, autorovinata, perché la Juve era veramente lassù più di tutti. È più di tanto, ha tentato di toccare il cielo, non ci è riuscita, a quel punto è cominciata la discesa. So che è prematuro e molti penseranno che è prematuro quello che sto dicendo, ma si vedrà nel corso della stagione, questa Juve non ti vince lo scudetto, questa Juve sì, ovviamente, io ho detto all'inizio, ti arriverà sicuramente fra le prime quattro, ma bisogna anche vedere che posizione arriverà fra le prime quattro, perché fin quando si tiene un allenatore che non è un allenatore, a questi livelli non è che gli altri stanno fermi, non è che il Milan sta fermo e aspetta la Juve, non è che il Napoli sta fermo e aspetta la Juve, non è che l'Inter sta fermo e aspetta la Juve, nessuno aspetta, a nessuno. Quindi gli altri macineranno punti e la Juve questi punti non li macina. Sono tante cose, io è bene per il campionato italiano, è un...
come dire, sportivamente strano quello che sta succedendo alla Juve, perché negli ultimi 2 anni la Juve si è autofatta male, si è autoinflitta delle punizioni. Da quando è arrivato Ronaldo, la Juve si è inflitta delle punizioni tutte sue. Tutte strane. Quest'anno anche vedere Portanova, Frabotta, giocatori nuovi, oggi che ho visto, cioè quello è l'Under 23. Quello è l'Under 23. Dopo è vero, analizzando la partita, dice vabbè, ha preso due traverse, alla fine il golletto lo poteva fare, non lo poteva... però attenzione che il Verona poteva anche pizzicare il 2-0. Cioè anche l'anno scorso col Verona non c'era stata questa grande distanza. Con tutto, col Bologna non c'era stata questa grande distanza di gioco. Quindi quella Juve che abbiamo conosciuto per anni, che hanno vinto gli scudetti per anni, quella Juve già non c'era più l'anno scorso. Ma figurarti quest'anno. Figurarsi quest'anno. Bene per il campionato. Un benissimo, benissimo, benissimo per il campionato. Benissimo per il campionato, perché eravamo davvero da stufi. Una Juve in difficoltà fa parlare. Una Juve in difficoltà è una Juve che ti dà anche... Ti smuovo un po' le situazioni, perché ci eravamo bloccati. È un campionato nuovo e infatti quello da interista che mi preoccupa, adesso parlo da interista e che mi preoccupa, è che è talmente nuovo questo campionato, questo momento anche storico, che secondo me vincerà qualcuno che uno non se l'aspetta, o un Milan o un Napoli. È un campionato strano, un campionato dove tutte le squadre giocano, tutte le squadre giocano. E le squadre che ti mettono il pullman là davanti alla porta, alla fine soccombono facilmente. Vedi il Genova ieri con l'Inter, cioè ha deciso di fare una partita di difesa e la finisci, non c'è niente da fare. Ormai questo campionato, tutte le squadre, l'unica cosa che possono fare è attaccare. Quindi schiaffoni su schiaffoni, schiaffoni su schiaffoni, è lì che più forte vince. E la Juve era abituata a trovarsi squadre davanti che, diciamo, temevano la Juve e quindi stavano lì aspettando il golletto che arrivava. E infatti se c'è Ronaldo il golletto ti arriva, però senza Ronaldo in campo o anche con Ronaldo in campo le squadre non giocano più in quella maniera. Guardate che a Roma la Roma ha giocato molto 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 meglio. A Crotone ovviamente si è giocato meglio la Juve, però la Juve ha pareggiato anche a Crotone. È una Juve che si sta lasciando andare. Va bene per il campionato, va bene per il campionato, va bene per noi, va bene per tutto il resto d'Italia, perché a giocarsi i posti, e questo farò il punto del campionato, chi non è avvezzo al mio canale sa che io il lunedì o il martedì, a questo punto il martedì perché domani c'è Milan-Roma e quindi ho bisogno di avere anche quella partita, ma io faccio sempre il punto sulla giornata di campionato. Ah, ne avrò tanto da dire, e su quelle che sono le mie favorite, perché adesso guardate che là davanti c'è Milan, Napoli, Atalanta, Inter, possibilmente Roma, la Lazio sta arrivando. Non è scontato che la Juve ti arrivi ai primi 4 posti. E se la Juve ti dovesse perdere anche l'ingresso in Champions League, con gli stipendi che si trova e con le situazioni di bilancio che si trova, quella sarebbe messa male. Perché le epopee di una squadra, vedi Barcellona e Real Madrid, sono così, più alte sono e più fragorosa è la caduta, è più lunga è la caduta, anche a livello economico, anche il momento, ma questo è tutto un altro discorso che può essere a divenire. Il punto è che la pedina cruciale che era l'allenatore è stato scelto con una certa arroganza sportiva. Una certa arroganza sportiva, vabbè, metto a Pirlo, tanto chi metto, io sono la Juve, posso arrivare e faccio. Non è così. E ricordatevi, i successi danno disinvoltura, quindi i successi ti danno tranquillità, disinvoltura, sei più felice, sei più gruppo, ma quando i successi non arrivano, tutti incominciano a puntare il dito su tutti. Ed è questo che succederà, è una legge di sport che succederà anche allo Juventus fra poco. E l'unico che si tira fuori da questa situazione è il signor Ronaldo, il signor 30 milioni, che si tira fuori e dice: io non c'ero, non c'entro niente. Però tutti gli altri, guardate che adesso avrete i musi lunghi da una parte e dall'altra parte. Sarà carina questa settimana della Juventus. E che arriva Juve-Barcellona. Paradossalmente, io questo ve lo dico e mi costa dirlo, in quanto interista a me costa dirlo, la Juve è più facile che vinca la Champions e non il campionato. Questa Juve è più facile che vinca la Champions ma non il campionato, ma non con Pirlo in panchina. Attenzione, non con Pirlo in panchina, questa Juve è sbagliata, è esageratamente sbagliata, buon per noi, mal per loro,
va bene così. Detto questo, ragazzi, vi ho detto che si fa il punto, si fanno pronostico e scommesse. Io, nel mio pronostico e scommesse, la mia rubrica, io l'avevo detto Juve Verona 1-1, è finita 1-1, quindi l'ho indovinata bene. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, commenti, campanella, così siete avvertiti, e ovviamente un like, un fiore, un desiderio, lo sapete tutti, chi mette un like, mettetelo pensando a un desiderio, quel desiderio si avvera, ma soprattutto iscrivetevi in questo canale che sta crescendo, e che dirvi, sono tante rubriche, le scommesse, il punto del campionato, le scommesse europee, si parla tanto anche di, ovviamente, di Serie A, di Juve, eccetera, eccetera, però ripeto, questa Juve, lo scudetto non lo vince, ciao, non lo vince, ciao ragazzi, ciao.